Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno! Buongiorno! Inizia l'ecatombe! È iniziata l'ecatombe! La Juventus ha preso un nuovo componente per quanto riguarda il responsabile tecnico, responsabile preparazione fisica, non so chi cazzo abbia preso. Ma non è questo il discorso, non è questo il discorso. Io spero che non abbia niente, ragazzo, per l'amor del cielo, spero che non abbia niente. Però è uscito già che si aggrappava ai suoi collaboratori, ai collaboratori dello staff tecnico, sì, si aggrappava. Mamma mia, io già la pressione ce l'ho a 25.000. La pressione ce l'ho. Perché, ripeto, se Pogba fa una stagione di infortuni, io vi vengo a prendere a uno a uno. E parola mia, butto giù il palazzo. Questa volta glielo dico a mia moglie, glielo dico. Preparati. Compriamo un camper, compriamo un qualcosa di simile e ce ne andiamo a... Perché butto giù tutto. Butto giù tutto. Ma soprattutto voi. Che avete detto che Dybala è stato ceduto perché non si reggeva in piedi. E avete fatto fuoco e fiamme. E avete fatto l'inferno, i fuochi di San Gennaro al ritorno di Pogba. Senza andare a leggere tra le righe, senza andare a leggere quello che Pogba ha visto negli ultimi 2 anni. No! A Dybala gli andava a vedere anche il cazzo che si metteva a destra o si metteva a sinistra. Pogba invece come se fosse il Superman ritornato. Invece Pogba ha avuto tantissimi infortuni. Io mi auguro che non abbia niente. Speriamo che sia un falso allarme. Calmati. Che non fare uscire la belva. Non fare uscire la belva, che ancora siamo al 24-25 di luglio, per favore. Non fare uscire la belva. Un piccolo campanellino d'allarme. Ma vi vengo a prendere, a tutti vi vengo a prendere. Mannaggia, speriamo che non sia niente. La voglio chiudere così. Però ripeto, quando si acquistano i giocatori, l'ho sempre detto, è una cosa che io, ripeto, non è niente contro il giocatore, non ho nulla contro il giocatore, nulla. Ma io quando compro un giocatore, e in questa Juventus purtroppo rinfortunarsi non è importante, ma è l'unica cosa che conta, e ve lo dico sempre, ve lo dico, vado a vedere la cartella clinica di questo giocatore, la vado a ispezionare nei dettagli. E ripeto, Pogba negli ultimi 2 anni purtroppo ha avuto tantissimi problemi fisici, non meno di quelli di Dybala. Comunque, calmati Davide, calmati. Oh, devo fare yoga. Ora mi vado a fare un bagno in piscina. Voglio vedere cosa dice ora certi responso medico, cosa dice. 25 di luglio, Pogba, problema fisico. Si ferma Pogba. Sono 10 giorni che abbiamo iniziato la partita. Il ritiro. 10 giorni. Ma si ci incassati, fino alla fine, forse io.